In applicazione della recente ordinanza della commissaria del Parco Nazionale di La Maddalena, Rosanna Giudice, il comandante della Capitaneria di Porto, Emiliano Santucchini, ha dato ordine che questa mattina all'alba tre mezzi navali mollassero gli ormeggi dal porto di Cala Gavetta per effettuare una serie di controlli riguardo all'ancoraggio abusivo durante le ore notturne negli specchi acque dell'arcipelago Parco. I controlli, concentrati presso le isole di Spargi, Budelli, Razzuli, Santa Maria e il Porto della Madonna, hanno portato all'elevazione di oltre 20 stazioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 9.000 euro nei confronti dei proprietari di motoscafi, catamarani, imbarcazioni a vela e navi da diporto che sostavano all'ancora durante le ore notturne in quelle acque. Ricordiamo quanto ai nostri microfoni dichiarò qualche giorno fa la commissaria del parco. Bisogna rispettare le norme, non bisogna fare i furbi, perché questo non è un territorio da lanzichenecco, cioè non è che uno viene, fa quello che deve fare e se ne va. Questo è un territorio di tutto rispetto, dove gli stessi indigeni portano rispetto e quindi il rispetto deve venire anche dall'esterno, perché io ho dei video raccapriccianti, vergognosi. Il controllo c'è con pochi uomini, infatti va il mio ringraziamento alla Guardia Costiera, a tutte le forze militari in atto, in terra e in mare, Barracelli compresi. L'ordinanza in questione prevede appunto per le unità da diporto, dalle ore 21 alle 8, il divieto di ancoraggio in tutta l'area marina del parco. La sosta notturna alle boe di ormeggio o all'ancora è consentita esclusivamente alle unità da diporto di proprietà di cittadini residenti alla Maddalena, purché siano dotate di servizi di bordo con casse di raccolta liquami.